Guido d'Alberto porge il suo saluto alla cittadinanza. Il 2 giugno, la festa della Repubblica Italiana, è una giornata celebrativa che segna la storia del nostro Paese. Oggi, 75 anni fa, gli italiani, donne e uomini, furono chiamati ad esercitare una scelta particolarmente significativa. Il referendum del 1946 consentiva di poter decidere quale dovesse essere la nostra forma di Stato, tra la monarchia e la Repubblica. Si trattò della prima votazione a suffragio universale, primo condiviso segnale di partecipazione civile, di responsabilizzazione e di coinvolgimento per decidere il destino dell'Italia dilaniata dall'esperienza fascista. La contemporanea elezione dei membri della Costituente diede il via alla nascita della Carta Costituzionale, il documento fondativo che custodisce e tramanda principi e valori posti alla base della nostra convivenza. Con l'orizzonte rappresentato proprio da tali principi, voglio, nella solennità del momento di questa giornata, ringraziare a nome di tutta la cittadinanza tutte le donne e gli uomini del mondo sanitario, del volontariato, delle forze armate, per l'impegno profuso e la dedizione con la quale ci hanno supportato nel corso dell'emergenza pandemica. Una presenza vitale per ciascuno, per il Paese intero, una straordinaria prova di maturità e di coscienza civile e civica, non difforme nelle finalità da quella del referendum del 46. Purtroppo riscontriamo cambiamenti rispetto a quel tempo, quando la politica veniva declinata e concepita nell'alto valore del bene comune e le istituzioni erano vissute e percepite come riferimenti certi ed autorevoli. Oggi rimane nella sua marmorea bellezza la cattedrale di leggi che è il pilastro della nostra convivenza, ma si afferma sempre più l'idea che la politica sia solo esercizio di un potere disaffezionato, generando nel cittadino una percezione delle istituzioni come distanti, non attente alle attese e ai bisogni di tutti, troppi gli accadimenti contrari allo spirito originario e troppa la sensibilità civica piegata agli interessi delle parti. In tale contesto, non privo di emozione, anche come Presidente ANCI Abruzzo, esprimo estrema gratitudine e vicinanza ai sindaci, quelle figure che assolvono ad un ruolo di centralità nella complessa architettura amministrativa e politica del nostro Paese, i sindaci e i comuni, istituzioni ed enti di prossimità, cardini capillari dell'intero sistema repubblicano, che più rappresentano, raccolgono ed interpretano le reali necessità della popolazione cittadina, i sindaci che durante l'emergenza sanitaria, al di là delle dimensioni territoriali di appartenenza, sono stati il legame tra il sistema governativo e l'intera comunità, che in tutta la sua fragilità ha avuto necessità di risposte immediate e tempestive, tese a recuperare la speranza e la fiducia perse. La volontà ora è quella di non consentire, come già avvenuto al verificarsi degli eventi sismici e come sta avvenendo per la pandemia, che si affermi la distruzione. Al contrario, non vi è alcun tipo di ripartenza né alcun tipo di ricostruzione se non si torna a recuperare fiducia nelle istituzioni e nella politica. Deve affermarsi l'atteggiamento propositivo che ci ha consentito di costruire la vita repubblicana e che ci ha condotti sin qui. Tutto quanto si può realizzare con l'impegno e il lavoro quotidiano, da prima proveniente da noi che dentro la politica agiamo ogni giorno, che dalle istituzioni siamo l'anima, fornendo esempi ed attuando la pratica. Sono pochi i giorni che ci separano dalla conclusione di un anno scolastico particolarmente complesso nella sua gestione, che è comunque proseguito coniugando le diverse modalità di tenuta, garantendo per tutti il diritto all'istruzione che permane come inviolabile, l'istruzione come leva determinante per lo sviluppo ed il progresso della società nella sua totalità, in grado di incidere fortemente sul benessere della comunità. Nei lunghi mesi di pandemia la scuola ha continuato a produrre conoscenza, nonostante le infinite difficoltà, lo smarrimento, nonché il comprensibile disorientamento di studenti e famiglie. Aver acquisito tanta sicurezza e consapevolezza nell'affrontare un momento di emergenza troppo lungo ci impone una riflessione sull'opportunità.